queste case sfitte, che arriva fino a 200.000 case. Oggi leggevo su Repubblica e parlava addirittura di 250.000. Tenendo conto di questo, non ho causato io, perché mi ha colpito. Tenendo conto di questo, un'altra cosa che noi vogliamo fare è ristrutturare tutte le strutture che sono in disuso e sono in degrado nella città di Roma. Io stesso nelle settimane scorse ho visitato un esperimento virtuosissimo, ovvero le palestre popolari di Colle Salario, ed è stata un'esperienza molto interessante. Proprio una struttura che è comunale, che era in disuso, è stata trasformata da cittadini in una palestra che in quel momento, in quel posto, adesso funge da aggregatore sociale e funge anche dà anche nuovi posti di lavoro. La tematica del lavoro è altrettanto importante nel discorso delle politiche sociali, perché se è vero che il lavoro è un qualcosa che riguarda anche la tematica dello sviluppo economico, è vero anche che l'accesso al lavoro, anzi il non accesso al lavoro, si riflette sulle politiche sociali romane in una maniera devastante. E qui potremmo cominciare a concepire la disoccupazione non solo come una problematica economica, ma concepirla anche come una problematica sociale, psicologica, e in questo possiamo fare moltissimo. Per quanto riguarda invece... Ho finito? No, non ho finito, tornate apposta. Allora, sempre in tema di diritti, invece, noi proporremmo anche l'istituzione del registro delle unioni civili e delle famiglie di fatto anagrafiche. Questo lo faremo, questo è stato votato è stato affrontato nei tavoli di lavoro comunali ed è stato votato anche dai cittadini e dagli attivisti, proprio per dare continuità prima di tutto a tutto quanto il discorso che si sta affrontando a livello nazionale con la presentazione al Senato di 3 DDL che vanno proprio in questa direzione. E secondo, e segue una logica che sostanzialmente viene prima di tutto dalla Costituzione nell'articolo 2, poi dalla Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, inoltre dalla logica che è difficile concepire delle coppie che hanno dei diritti e delle coppie che non ce l'hanno nel 2013, e soprattutto in un'altra logica del Movimento 5 Stelle, che non è solamente uno vale uno, ma è che nessuno deve rimanere indietro. Grazie. Volevo cogliere l'occasione, prima del prossimo intervento, per ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze del gruppo Giovani che si sono impegnati per la realizzazione di questa serata. Siete fantastici e siete la dimostrazione del fatto che quando ci uniamo e collaboriamo per uno stesso obiettivo riusciamo a fare di tutto. Adesso io avrei in scaletta... mi dicono che c'è un aggiornamento sulla scaletta. Ok, adesso li presenta Ivan. Allora, prima di tutto vorrei dare il benvenuto al nostro rappresentante della Regione Lazio, Gianluca Perilli, che invita a salire sul palco. Non so dov'è, è sparito. No, è della Roma lui, spero. Dopodiché abbiamo un bel gruppetto di nostri parlamentari, insomma, quindi li inviterei piano piano a salire sul palco, ad iniziare da Federica Daga, Stefano Vignaroli, Silvia Benedetti, Mirella Liuzzi, Angelo Tofalo, Maglio Di Stefano, Luca Frusone e per ultimo Alessandro Di Battista. Se piano piano venite, ragazzi. Se piano piano iniziate a salire sul palco, per favore, così procediamo. Da notare quanto sono giovani anche loro, insomma. Ale, sei sceso dal muretto? No, ragazzi. I microfoni sono vostri, uno alla volta. Allora inizio io, quindi uno alla volta, alla regione, alla nazionale. Allora io
colgo l'occasione per dire subito che presentando il mio intervento mi hanno raccomandato di essere goliardico e avere un tono spiritoso. Adesso ditemi voi come si può parlare della Regione Lazio ed essere goliardici. Comunque, tra l'altro siamo gli unici a non avere la foto d'appoggio dietro, almeno la foto di Storace, del Consiglio, non mi date niente, proprio così. È brutto. Vabbè, però poteva essere uno spunto. Ci sto io. Allora, la Regione Lazio. Allora, guardate, effettivamente sotto un punto di vista ci sarebbe anche da fare racconti goliardici e surreali, se non fosse per l'atmosfera di certe situazioni che abbiamo viste, ma purtroppo quelle atmosfere così goliardiche sono anche drammatiche, perché ci siamo trovati, siamo in 7 eletti al Consiglio regionale, e conoscerete Davide Barillare che è stato il nostro candidato presidente, poi abbiamo Gaia Bernarella, David Corrello, Silvia Blasi, e Valentina Corrado, e Silvana De Nicolò e io. E in 7 siamo una sparuta legione che però sta creando parecchi problemi al Consiglio, non in termini di numeri ovviamente, ma perché siamo ostinatamente non contrari, ma ostinatamente contro le logiche che hanno, come sapete tutti, nel caso Fiorito in poi, hanno informato il Consiglio della Regione Lazio. Cioè, noi siamo i controllori, ma siamo anche quelli che sostanzialmente hanno starato o cercano di starare la macchina della regione così come strutturata, cioè molto spesso sullo spreco, sulla superficialità, sulla mancanza di trasparenza. Vi faccio solo un esempio, così almeno si può capire meglio di quello di cui stiamo parlando. Questi giorni siamo stati catapultati appena entrati, perché abbiamo concluso il mese di attività, quindi mi fa piacere anche condividerlo con voi. Ebbene, questi ultimi giorni c'è stata l'approvazione del bilancio regionale. Le carte, il bilancio c'è stato recapitato 2 giorni prima della seduta fissata per l'approvazione. Sono circa 8-9.000 pagine, scritte in maniera dettagliatissima con dei criteri che bisognerebbe avere una laurea in bilancio pubblico dedicata, e tutto è stato improntato alla fretta, cioè tutto doveva essere fatto con fretta. Nonostante questo, credetemi, con i nostri mezzi, chiamando anche e sentendo degli attivisti che volontariamente ci hanno aiutato, esperti contabili, siamo riusciti a leggerci quelle pagine, a tirar fuori degli emendamenti e a creare i nostri problemi. Siamo intervenuti cercando di tagliare laddove era possibile per centinaia di milioni di euro il bilancio della Regione Lazio, riducendo le spese. Questo, naturalmente, questo ha messo in moto che la macchina della burocrazia e di coloro i quali non vogliono che questa trasparenza sia portata abbiano posto questioni formali, questioni puramente procedimentali, regolamentari, tutti d'accordo, destra, sinistra, tutti d'accordo nel togliere importanza al nostro lavoro, nel opporci ostacoli di qualsiasi genere. E finisco col dire, sì, sto sottraendo tempo. L'ultima cosa è che il bilancio in particolare del Consiglio della Regione Lazio è di 2 pagine. Un bilancio di circa di 66 milioni di euro in 2 pagine, in cui ci sono dei macro aggregati, delle voci molto vaghe, molto superficiali, in cui sono radunate varie spese. Allora noi invece abbiamo chiesto un documento molto più approfondito e abbiamo operato i nostri emendamenti, i nostri tagli su questo documento, e ci è stato detto che i nostri emendamenti non erano ammissibili, basano legge, quello che volete, perché erano troppo precisi, perché individuavano in realtà troppo a fondo gli argomenti che dovevano essere invece probabilmente tenuti nascosti, e quindi non ricevibili, perché il documento che legalmente, come nel nazionale, è distribuito in aula è quello per macro aggregati. Quindi noi però ripresenteremo questi emendamenti ad oltranza, insomma, questo per dirvi un po' la lotta e darvi un'idea di quello che si sta facendo. Finisco, l'ultima cosa, stiamo preparando una proposta di legge per l'incompatibilità,
perché mi sembrerà strano, ma a livello di legge regionale ancora si possono cumulare varie cariche. Non ci ha pensato mai nessuno che chi, non so, appunto, può fare il parlamentare, possa fare anche il consigliere regionale, il sindaco, eccetera. Allora noi abbiamo pensato bene di colmare questo buco e cominciare a impedire che il cumulo di cariche, il malcostume del cumulo di cariche si continui a operare. Grazie. Scusate. Ciao. Se può, se ci può, abbiamo poco tempo. Mi chiamo Federica Daga. Gianluca vi ha raccontato una serie di questioni anche abbastanza corpose. Io inizio a dirvi che oggi eravamo a San Giovanni e abbiamo approfittato per raccogliere qualche firma per l'acqua pubblica in Europa. Diciamo che anche quando è festa non siamo mai in festa, quindi... Angelo Diario ha fatto un intervento, parlava delle docce di uno stadio. Io posso raccontarvi di quelli che sono i bagni della Camera. Noi veniamo dalla Camera dei Deputati, esistono due tipi di bagni che però non hanno più le etichette sopra. Un mese prima della nostra entrata, diciamo che hanno tolto un po' di etichette, ci sono ancora gli aloni della colla sulle porte. Allora, sono dei bagni normalissimi, sono completamente pieni, docce e tutto. Altri, quelli che erano effettivamente dedicati ai deputati, che hanno i marmi, le rubinetterie e sono nascosti. Se li trovi bene e li vedi, se no non li avrai mai visti. La questione... Tutto quello che stiamo facendo là dentro, entrare dentro quelle stanze non è semplice per noi, perché noi siamo attivisti in Parlamento, quindi ancora abbiamo quella dedizione, quella voglia di scoprire le cose, di portare avanti le cose fino in fondo, e restare là dentro e respirare quell'aria non è semplice. Ci sono quelle due dita di melma sulle pareti che ti fanno delle volte scappare via e neanche voglia di entrarci. Però da martedì inizieranno le commissioni e ci sarà da lottare fino in fondo. Noi saremo in trincea, è guerra aperta e penso che ve ne siate accorti. Noi siamo la prima linea, quella che si chiama carne da macello, per chi sta fuori, per chi sta dentro, per i media, per chiunque. Ora gli altri. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Farò molto veloce, io faccio parte insieme a Federica della Commissione Ambiente e ci occuperemo soprattutto, adesso stiamo già lavorando su CSS, su legge rifiuti zero e io in particolare su Salviamo il Paesaggio. Quindi giusto per che ci conosciate, sappiate le facce, sappiate a chi rivolgervi per far passare le vostre istanze sull'ambiente, io e Federica siamo due di questi. Salve a tutti, io mi chiamo Angelo Tofalo, vengo da Salerno, sono nato lì, ho compiuto 32 anni il giorno in cui abbiamo votato il Presidente della Repubblica. Lì, quello è stato uno dei giorni più incredibili della mia vita per due motivi. Uno è stato l'offesa intima di un lungo applauso da parte di persone lì presenti, che è partito per premiare Napolitano, ma poi in realtà più della metà del tempo era di scherno a noi che stavamo là per dire ce l'abbiamo fatta. Poi dopo all'uscita invece abbiamo incontrato i cittadini, ci aspettavano ed è stata un'emozione stupenda. Brevemente ci tenevo a dire una cosa, io mi trovo qui in Parlamento, nel Movimento 5 Stelle, perché ho una forte passione per la rete. Quando parlo di rete intendo rete con la R maiuscola, che è quella che stiamo facendo stasera, che non è internet. Internet è un mezzo per spostare le informazioni in maniera veloce, ma la rete è una sinergia che si crea tra i cittadini in maniera fisica, in riunioni, analizzando, documentando, analizzando tematiche e ragionando su eventuali problemi, cioè come si risolvono, quindi trovando le soluzioni per eventuali problemi. Quindi invito tutti anche dopo a venire qui, casomai a fare domande e a creare sempre il dibattito, perché quella è la chiave di tutto per andare avanti. Ciao. Buonasera a tutti, Silvia Benedetti, sono di Padova, sono anche un deputato, sono in Commissione Agricoltura. Allora, per quel che riguarda la Commissione Agricoltura, sta succedendo una cosa curiosa, nel senso che tra le proposte dei cosiddetti 10 saggi nominati da Napolitano c'è anche l'idea di togliere la Commissione Agricoltura. Se pensiamo che l'agricoltura comunque
nel comparto produttivo italiano occupa soltanto il 9% e dovrebbe essere ulteriormente sviluppata, direi che come scelta di saggio a gran poco. E nonostante questo tipo di mentalità e nonostante le difficoltà che incontriamo ogni giorno sia a livello comunale che a livello regionale, come ha detto prima Gianluca, e sia a livello appunto nazionale, vorrei chiudere il mio discorso con un pensiero positivo. Oggi siamo stati appunto in piazza San Giovanni e le persone che ci riconoscono per strada cominciano a diventare sempre di più e ci danno sempre più sostegno. Questo è quello che voglio pensare oggi e questo è lo stimolo per andare avanti. Altra cosa, non perdiamoci, restiamo sempre in contatto. Ciao. Buonasera a tutti, io sono Mirella Liuzzi e sono stata eletta in Basilicata, vengo dal profondo sud. Nonostante ciò, nella mia regione sta succedendo la stessa cosa che è successa qui qualche mese fa. Il nostro governatore si è dimesso a fronte di scandali legati ai rimborsi di alcuni consiglieri regionali. Prima di ciò ha deciso di fare un rimpasto di giunta, quindi tutto il mondo è paese, gli scandali avvengono qui come avvengono anche in altri posti e spero che anche nella mia regione ci siano presto dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Io mi sto occupando soprattutto di libertà di stampa, libertà di informazione, sto lavorando a una proposta di legge relativa alla depenalizzazione del reato di diffamazione, perché non ci può essere una democrazia se non c'è una libertà di stampa. Libertà di stampa vuol dire che i giornalisti possono scrivere liberamente ciò che succede e raccontarlo, ma allo stesso tempo non ci possono essere le cosiddette querele temerarie, ovvero non ci può essere un'intromissione della politica nella vita e nell'informazione. Stiamo lavorando anche alla modifica di un articolo della Costituzione, l'articolo 21, per inserire come diritto universale e fondamentale l'accesso alle reti di internet. Quindi il nostro lavoro sta procedendo, stiamo seguendo il programma e vi ringrazio. Grazie. Buonasera a tutti, sono Luca Frusone, eletto nel Lazio 2. E devo dire, innanzitutto devo fare complimenti a chi ha organizzato questa serata perché è fantastica veramente, mi piace moltissimo. E poi mi dà anche l'occasione di vedere moltissime persone con cui ho collaborato durante questa campagna elettorale per quanto riguarda la regione. Devo dire, per me è fantastico vedere persone che si sono date da fare in una maniera incredibile per il Movimento 5 Stelle, adesso candidate. Partendo da Marcello De Vito, abbiamo occupato casa sua in poche parole per quanto riguarda i delegati di lista e quindi posso dire che nel Movimento 5 Stelle il duro lavoro viene ripagato ed è una cosa abbastanza difficile da dire in questo paese dove una cosa che manca veramente tanto è la meritocrazia. E detto questo, io cederei la parola perché siamo tanti, siamo in ritardo. Ciao a tutti, sono Mario Di Stefano, eletto in Lombardia ma diversamente nordico, vengo da Palermo. Lavoro in commissione esteri ed è una commissione fantastica perché ti rendi conto lì dentro veramente della follia di quel Parlamento. Tu parli con un parlamentare e gli dici: cazzo, dobbiamo eliminare gli F-35 e tutti, sì dai facciamolo, ma l'avete votato l'anno scorso. Ah vero, scusa. Della gente proprio sfidata. Abbiamo portato già la mozione per il ritiro dall'Afghanistan, si abbiamo presentato con gli F-35, la commissione difesa, però questa la sta presentando proprio, credo che ieri si sia già presentata. Ce l'ha fuori un F-35, è venuto lui con l'F-35 stasera e incontriamo gente di altre nazioni, ambasciatori stranieri con cui gli altri non hanno mai parlato perché quel paese è una merda. E diciamo, non ce n'è parlato, ma parlaci una volta, no? E così, funziona così, noi stiamo cambiando il loro modo di percepire le cose e loro rimangono proprio sconvolti in un'altra dimensione spazio-temporale. Questo è fantastico ed è della forza del 5 Stelle. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao a tutti, sono Stefano Vignaroli di Roma. Sono un po' preoccupato perché nel nostro codice
di comportamento non possiamo parlare né nei talk show, c'era scritto, e nemmeno a Stazione Birra c'era scritto, quindi facciamo questa piccola trasgressione. E come vedete noi non siamo tanto normali, non, ancora ci dobbiamo realizzare il fatto che siamo parlamentari. Io faccio parte della Commissione Politiche Europee, quindi mi sto mettendo anche a disposizione sia per quanto riguarda la Regione Lazio che i futuri del Comune di Roma, per cercare una sinergia tra di noi. Già le prime cose che ho fatto, io abitando a Malagrotta mi occupo di rifiuti e quindi stiamo provando ad aprire i cassetti, quindi la prima cosa che ho fatto è ho scritto al ministro, perché secondo una nuova regola, da prima le infrazioni europee, Malagrotta è sotto procedura di infrazione europea, la discarica di Malagrotta, le procedure di infrazione erano era un dialogo tra governo e Europa. Adesso noi parlamentari abbiamo questo potere, che fino adesso in pochi hanno sfruttato, perché da poco, cercherò di sfruttarlo, scritto al ministro per chiedere tutti gli atti della procedura di infrazione, l'ho presa e la studierò io ovviamente, però la metto a disposizione anche della Regione Lazio e del Comune di Roma e di tutti i cittadini, quindi questa è una delle nostre funzioni che mano a mano ci stiamo regolando e capendo sempre di più quali sono le nostre possibilità, le nostre potenzialità, e le metteremo a disposizione di tutti. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Alessandro Di Battista, ascoltando i miei colleghi e pensando ai primi due mesi di lavoro in Parlamento, pensavo a quelle merde che ci dicevano dilettanti allo sbaraglio, pensavo a questa roba. Come diceva Manlio, cioè veramente, cioè il Parlamento, noi lo stiamo provando un po' ad aprire, noi pensavamo, no, che fosse il luogo della difficoltà, della complicazione, cioè c'è certa gente là dentro che voi non vi potete immaginare, cioè non capiscono niente, non capiscono niente. Noi in due mesi siamo riusciti comunque a colmare un gap di inesperienza istituzionale che evidentemente c'era, ma insomma non ci vuole una laurea. Io dico sempre, se c'è riuscito Gaspare ci può riuscire chiunque altro, cioè davvero. Infatti per me una delle più grosse vittorie è il fatto che dei cittadini come noi, come Gianluca, Silvana, altre persone in regione, stanno dentro e staranno dentro anche al Consiglio Comunale, e sperando anche che Marcello possa diventare sindaco. Adesso due cose, una più divertente e una meno, anche per farvi capire che tipo di persone. L'altro giorno ho beccato il ministro De Girolamo e gli ho detto questa frase testuale: scusa Nunzia, ma tu che cazzo ne sai di agricoltura? E lei mi ha detto: io niente, però voi che ne sapete di regolamento parlamentare? Così. E gli ho detto: noi anche stiamo imparando. E lei mi ha detto: e tutti possiamo imparare, d'accordo. Allora vedi che pure tu torni nelle nostre posizioni, cioè li stiamo costringendo a pensarla come la pensiamo noi da anni. La seconda cosa, meno divertente, che è vero, qualcuno mi diceva: che fai, come va? Cioè, purtroppo, come diceva Federica, non è facile stare là dentro. Cioè, il lavoro che noi facciamo fondamentalmente è guardare ogni giorno la mafia negli occhi. È questo il lavoro. E l'abbiamo vista parecchio durante l'elezione del presidente Napolitano. Adesso, come diceva Fede, siamo noi la carne di cannone. Stiamo aprendo un sacco di porte, ci stiamo impegnando. Scusate quando sbagliamo, che succede? Poi ci starete voi, però insomma io sono molto fiducioso, sono sicuro che le cose andranno molto bene. Auguro a Marcello e a tutti i candidati un grosso bocca al lupo e lascio la parola a Silvana, giusto? Ok, grazie a tutti. Grazie Alessandro, grazie a tutti. Non so cosa vi abbia raccontato Gianluca di noi in regione, anch'io sono una neoeletta portavoce consigliere. Però in regione, diciamo, i nostri antagonisti sono un po' più casarecci. Ad esempio, ad un attivista l'altro giorno hanno fatto ritrovare un cinghiale sulla soglia, morto naturalmente, fuori la soglia di casa. Messaggio sconcertante, però certo un po' più casareccio rispetto ai colletti bianchi della mafia in Parlamento. E dall'altra parte siamo reduci adesso da ripetuti consigli che ci hanno portato all'approvazione di un bilancio che noi non riconosciamo, in quanto diretto erede del bilancio della giunta di Renata Polverini, e semplicemente rimaneggiato da Zingaretti con i dovuti tagli, quelli che avrebbero reso impossibile, se non fatti, governare. E adesso proseguiamo, andiamo avanti, abbiamo un sacco di idee, un sacco di proposte da presentare.
ognuno di noi è presente in una o più commissioni. Personalmente sono nella commissione affari comunitari e poi un'altra dove ci hanno buttato dentro di tutto. C'è l'agricoltura, ci sono le attività produttive, il commercio, il lavoro, le politiche del lavoro importantissime. E adesso nei prossimi giorni stiamo cercando di trovare la nostra strategia per portare avanti appunto quello che è il nostro programma. E naturalmente speriamo nell'aiuto e nel sostegno di tutti voi, anche se sappiamo che è un po' difficile in questo momento visto Antonella, ciao, visto le impellenti elezioni comunali e municipali, in cui noi speriamo di starvi vicini con, nei limiti del nostro tempo libero, nei limiti del possibile, per fungere anche un po' da totem, se volete dare ancora più visibilità appunto a queste liste. Complimenti a tutti, complimenti al comitato elettorale, ai delegati di lista, a tutte le persone che di nuovo ancora una volta si sono prestate gratuitamente con tutta la loro passione a far sì che questo progetto vada avanti e si concretizzi. In bocca al lupo a tutti, un abbraccio. Grazie Silvana. Il prossimo intervento, l'ultimo di questa sera, è quello che sono più felice di presentare, perché si tratta del nostro candidato portavoce sindaco. Guarda, finalmente aspetta, un candidato. E beh, è fighissimo lo stesso, va bene? Chiamiamola moglie. Finalmente un candidato giovane, un candidato competente, un candidato che siamo fieri di considerare uno di noi. Grande Marcello! Ciao a tutti, buonasera, faccio parte anch'io dei giovani del movimento, 24 anni. E come diceva Cristiano prima, puntiamo ai giovani perché è al ricambio generazionale, nel senso che interpretiamo la politica non come una professione come hanno fatto questi politici fino ad oggi, ma come una missione. Quindi i cittadini si mettono insieme in maniera partecipativa per trovare le soluzioni e poi ci siamo dati un limite, due mandati e poi a casa e si lascia spazio a chi è più giovane. Ci siamo messi in testa questa idea di andare a governare questo piccolo comune che è il comune di Roma, comune che ha mille problemi, che ha un debito pesantissimo, 12 miliardi in gestione commissariale, peggiorato poi sotto Alemanno di altri 1,07 miliardi, quest'anno avremo meno 200 milioni, meno 300 il prossimo. E pur tuttavia, come vediamo, i politici non perdono il vizio, quindi fanno la politica delle promesse. Alemanno dice che quest'anno ci toglierà l'IMU, lui che l'ha messa ai massimi. Chiaramente non è credibile, anche noi ci puntiamo a ridurre le imposte locali come pure ad aumentare la qualità e la spesa sui servizi. Però sappiamo che prima dobbiamo fare un profondo lavoro di ristrutturazione di questa città. Questa città costa tantissimo perché se incassa 100, 50 lo impiega per far funzionare se stessa e 50 lo impiega in servizi. Questo perché ci sono sprechi in mille rivoli, li abbiamo anche, penso, individuati, molti di questi individuati. Potremmo parlare ad esempio delle tante società del Comune di Roma. Il Comune di Roma ha un numero di società enorme, 81. Sono 81 consigli di amministrazione, una pletora di persone. Le società municipalizzate, purtroppo, su cui andremo a metter mano se saremo il governo di questa città, sono state gestite in maniera fallimentare, una su tutte ATAC, ma anche AMA, sono state il centro delle clientele, con assunzioni, con posti regalati, 1000 persone in AMA, 1000 persone in ATAC. ATAC era una società che fino a qualche anno fa stava inutile, ha registrato meno 300 milioni di euro nel 2010, meno 179 nel 2011, meno 156 nel 2012. Questo perché queste società sono state gestite in maniera fallimentare, così sono stati fatti gli sprechi, così è stato fatto il debito alimentando le clientele. Quindi sappiamo che dobbiamo andare a ridurre prima gli sprechi, dopodiché possiamo ridurre le imposte locali o aumentare i servizi. Loro hanno toccato alcuni dei punti di base di questa città.
Ad esempio, Angelo ha parlato della sua economia. In questo momento, come molti altri comuni d'Italia, ma soprattutto a Roma, è un'economia che è in sofferenza. Il commercio, ne abbiamo anche parlato con le associazioni, sta fortemente subendo questa crisi, ma soprattutto, come diceva giustamente Angelo prima, c'è la grande distribuzione che li sta strozzando. Noi su questo metteremo una moratoria totale, non si costruirà mai più un centro commerciale a Roma, soprattutto questi centri commerciali. Questi centri commerciali fanno concorrenza sleale perché chiaramente essendo più forti possono stare aperti 24 ore su 24, stanno aperti la domenica, così chiaramente strozzano il piccolo commerciante che non ce la fa.